Oggi la presentazione del manifesto della campagna elettorale, che nasce come e cosa rappresenta? Ma è un manifesto molto innovativo, come vuole essere innovativa la nostra campagna elettorale. Non è la classica fotografia alla quale siamo abituati. Abbiamo chiamato un illustratore molto famoso che si chiama Davide Barco, che lavora per moltissimi giornali internazionali, e abbiamo voluto rappresentare appunto una Puglia che guarda al mondo, una Puglia che ha un senso di speranza e che riconosce le proprie risorse, le proprie capacità, i propri punti di forza, e si pone appunto non soltanto come l'idea che abbiamo di solito del mezzogiorno d'Italia bisognoso di riscatto e di aiuto, ma è una Puglia che sa che con le proprie risorse può diventare un traino per il paese e per l'Europa, un fulcro del Mediterraneo, ripeto, non una regione che deve svilupparsi, ma una regione che ha tutte le risorse per essere in primo piano e per vincere le sfide del domani. Un'immagine che veicola quale messaggio di programma elettorale? Ma ripeto, innanzitutto una grande diversità con il resto della politica locale, che è una politica che ripresenta Fitto, che già 25 anni fa era in regione, e con questo dimostra di non avere nuove idee, oltre che nuovo personale politico. Ho una regione che appunto oggi fa fatica a riconfermare il proprio governatore, al contrario di altre regioni dove evidentemente i presidenti di regione hanno governato molto meglio. Quindi innanzitutto una grande diversità, perché la nostra campagna vuole essere una campagna partecipata, non vuole essere la partecipazione dei 550 candidati di Emiliano e delle 14 liste che hanno in sé dall'estrema destra i neoborbonici alla falce e al martello. Saranno tutte persone che invece vogliono partecipare, costruire una comunità, essere presenti sul territorio, rispondere e ascoltare, una cosa che la politica spesso non fa, proprio perché il lavoro della politica è un lavoro che non si fa soltanto in campagna elettorale, ma si fa con la continuità del lavoro e della presenza.